Eccoci qui, benvenuti. Iniziamo questa nostra diretta di oggi, sempre con qualche istante di attesa per le persone che si stanno collegando in questo momento. Tiziana, buonasera. Ditemi sempre se mi sentite, se si sente bene l'audio, se è tutto a posto. Così poi possiamo partire con la nostra diretta di oggi, incentrata sugli attacchi di panico. Oggi parliamo di attacchi di panico. Aspettiamo come sempre qualche istante. Intanto scrivetemi pure se mi sentite, se si sente bene. Perfetto, si sente, ok. Vicky, buonasera. Buonasera a tutte le persone che stanno entrando. Come sempre aspettiamo qualche istante e poi partiamo. Intanto Gavino Palomba, buonasera. Buonasera, buonasera a voi che state entrando. Ok, ci stiamo popolando. Perfetto, io direi che possiamo partire con questa diretta di oggi, dove appunto oggi vi parlo di attacchi di panico e che cosa sono, quali sono i sintomi, quali sono un po' le complicanze, le problematiche e come poi si esce da un disturbo di panico. Allora, innanzitutto, che cos'è un attacco di panico? La prima volta che una persona si trova a vivere sulla propria pelle un attacco di panico è un qualcosa di totalmente inaspettato. Infatti, la persona descrive la sua condizione come un breve ma intensissimo momento di paura in cui ha proprio sentito come se veramente fosse in procinto di morire, di perdere il controllo, oppure di avere un infarto, di avere un ictus o di impazzire. Proprio la sensazione mi sta succedendo qualcosa di talmente grave ed è come appunto se veramente sto morendo in questo esatto momento. Inoltre si ha anche la percezione proprio di avere provato una sensazione di soffocamento, il corpo si mette proprio in agitazione, si provano proprio dei tremori un po' in tutte le parti del corpo, sono presenti anche capogiri, vampate, nausea e rimane un po' anche quel senso di straniamento, proprio come se ho perso la lucidità. Poi vedremo nel dettaglio proprio i sintomi che si possono provare, però proprio durante un attacco di panico, in questo momento di veramente intensa paura, intense sensazioni che non si erano mai provate in questo modo, si sente quasi il bisogno di fuggire, di scappare, di trovare una via, di fuga. Ecco, questo è un po', l'attacco di panico e la persona che si trova a vivere sulla propria pelle un attacco di panico la primissima volta non sa neppure di che cosa si tratti. È veramente un evento inaspettato che cade un po' come un fulmine, a ciel sereno. Vediamo un po' quindi nel dettaglio quali sono i sintomi che possono appunto essere vissuti sulla propria pelle in modo così improvviso, così forte, così netto. Allora abbiamo sicuramente palpitazioni, cardiopalma, tachicardia, quindi proprio una sensazione che il nostro cuore inizia a battere più velocemente. Poi per ogni persona queste sensazioni variano, nel senso che c'è una sensazione predominante, c'è chi prova più un senso di dispnea, fatica a respirare, una sensazione di soffocamento, di asfissia, proprio come se mancasse l'aria. C'è chi appunto sente di più la parte del cuore in gola, quindi questo cuore che batte molto più forte. C'è chi prova più intensamente dei tremori, un senso quasi di poco equilibrio, come se effettivamente si stesse perdendo l'equilibrio, non si avesse più quella sicurezza che era presente fino a qualche istante fa. Quindi sono sintomi molto intensi per un arco temporale che è piuttosto breve. Sappiamo che tendenzialmente la durata
di un attacco di panico è di circa una decina di minuti e si protrae massimo all'intorno sui 20 minuti, ma difficilmente arriva a questa tempistica. Anche se molto spesso, e probabilmente vi sarà capitato anche qualche volta di riferire come se avete provato un attacco di panico quasi per un'ora, comunque per un lasso di tempo molto importante. Questo in realtà non è effettivamente quello che accade, perché dopo un attacco di panico c'è un periodo refrattario, come esattamente dopo, come dopo aver fatto l'amore, ecco, c'è un periodo refrattario dove non è possibile riprovare un altro attacco di panico. Però che cosa succede? Che dopo un po' si recupera un po' l'energia, perché l'attacco di panico è un evento drenante che veramente prosciuga tantissimo le energie. Dopo un po' si recuperano queste energie e c'è di nuovo la possibilità di sperimentare un altro attacco qualora sia rimasta un po' fervida questa paura di averne nuovamente. E quindi si ha magari un altro attacco successivamente, dopo quel periodo refrattario. E quindi si ha un po' la sensazione, perché in memoria rimane molto più vivido il momento dell'attacco che il momento post, quando si è esausti, gli diamo meno peso a quell'aspetto lì. E quindi abbiamo un po' questa sensazione come se l'attacco fosse durato tanto, tanto tempo, quanto in realtà sono stati più attacchi consecutivamente, ok? Perché un attacco, come dicevo, va veramente a prosciugare molto le energie e ha una durata relativamente breve, all'incirca un paio di minuti, fino ad arrivare a una decina, massimo a 20 minuti. I sintomi che appunto si possono provare, come vi dicevo, sono le palpitazioni, cardiopalma, tachicardia, quindi tutto ciò che riguarda il cuore, un aumento della sudorazione, dei tremori nelle mani, nelle gambe, oppure veramente delle grandi scosse. Un'altra area molto colpita è quella della respirazione, quindi dispnea, asfissia, senso di soffocamento. Si ha proprio la sensazione come se mancasse l'aria, infatti la tendenza è quella di aver bisogno quasi di boccheggiare, quasi di, come se dovesse essere incamerato più ossigeno, quando in realtà sappiamo che è l'esatto contrario, cioè è maggiore la presenza di ossigeno rispetto a quella di anidride carbonica, e in teoria noi dovremmo buttare fuori più aria possibile rispetto a quella di incamerarne nuovamente, in quanto questo va a ristabilire l'omeostasi e l'equilibrio tra anidride carbonica e ossigeno e ci riporta ad uno stato di normalità. È possibile provare anche un dolore, un fastidio al petto, così come nausea e dolori addominali. Ci sono un po' quelle sensazioni di vertigini, di un senso di stabilità o di testa leggera. Sono presenti brividi oppure ci sono delle vampate di calore, quindi ci sono anche delle differenze che ognuno di noi si trova a sperimentare qualora abbia vissuto un attacco di panico. Possono esserci delle sensazioni di formicolio in alcune zone del corpo, quasi di torpore, di parestesie, e questo porta anche ad un senso di derealizzazione e depersonalizzazione, che sono due concetti un pochino diversi. Derealizzazione è quando io ho una sensazione di irrealtà, mi sembra veramente come se stessi vivendo un sogno, oppure depersonalizzazione è quando mi sento distaccato da me stesso. Comunque sono delle sensazioni molto di straniamento, come veramente se non percepissi la realtà più come prima, e questo è dovuto all'iperventilazione, proprio a quello che, al meccanismo che vi spiegavo prima, ovvero questo senso di affanno, questo bisogno di veramente di ispirare tanta tanta aria, quanto piuttosto avremo bisogno di buttarla fuori. Appunto, questa è l'iperventilazione che dà molti di questi sintomi, appunto, sopra descritti. Come vi dicevo all'inizio, l'attacco di panico, la prima volta che una persona si trova a viverlo sulla sua pelle, è un evento molto strano, un evento quasi inspiegabile, e porta la persona veramente a pensare che si abbia una qualche sorta di malattia. Infatti, la prima cosa che si fa tendenzialmente è quella o di andare in pronto soccorso o comunque di andare poi a fare qualche visita medica, proprio perché si pensa che si abbia avuto un problema cardiaco, cardiocircolatorio. Non è assolutamente l'aspetto ascrivibile a un'intensa sensazione di paura, anche perché
spesso l'attacco di panico non avviene in modo contingente ad una situazione di pericolo, quella è una risposta più di ansia. Magari il panico arriva in un momento anche, tra virgolette, in cui cessiamo un po' di essere sulla difensiva, però ad un'attenta analisi è sempre presente poi un contesto di cambiamento, di destabilizzazione, di stress. C'è stato un lutto in famiglia, c'è stata una malattia, c'è stato comunque una forte paura che ha un po' sconvolto la nostra psiche. C'è sempre qualcosa se si analizza poi più a fondo. Ecco, però viene vissuto come un evento totalmente inaspettato la primissima volta e da qui che cosa succede? Se la persona riesce a incasellarlo all'interno di un contesto specifico, ossia riesce a dirsi: ok, ho provato questa intensa sensazione di paura proprio perché avevo appena visto un incidente o avevo fatto un incidente o c'è stata qualcosa, allora riesce a darsi una spiegazione a questo, lo riesce ad incasellare all'interno di un contenuto, di un vissuto normale, allora non svilupperà un disturbo di panico. Perché questo? Perché provare sulla propria pelle un attacco di panico non è prerogativa di sviluppare un disturbo di panico. Ecco, questa cosa è importante. È possibile ed è molto più alta la percentuale di persone che nella propria vita ha provato un attacco di panico, uno o più attacchi di panico, senza poi aver sviluppato un disturbo di panico. Perché il disturbo di panico, è caratterizzato poi dalla paura di riviverlo. Ecco, questo è l'aspetto importante. La persona ha timore di riprovare nuovamente un attacco di panico. Perché qualora si sia vissuto un attacco di panico, però poi non c'è quella paura della paura, non si va per forza di cose a sviluppare un disturbo di panico, anzi è molto probabile che ciò non avvenga, ma qualora sussiste questa paura della paura, questa paura di riprovare nuovamente un nuovo attacco, allora lì si vanno così a sorgere un po' le radici per rendere il terreno più fertile per lo sviluppo di un disturbo di panico vero e proprio. Perché che cosa succede? Proprio la paura di riprovare questo attacco di panico che farà sì che verranno messi in atto tutta una serie di comportamenti di controllo, di evitamento, che andranno poi a esacerbare il problema e renderlo un vero e proprio disturbo. Cioè, se io vivessi un attacco di panico, e riuscissi a incasellarlo, scatolarlo in una condizione particolare e mi lasciassi andare quella cosa lì, magari nella mia vita, dopo 10 anni, 5 anni, quando riprovo un altro attacco e sempre riesco a spiegarmi, io non sviluppo un disturbo di panico. Ma qualora questa cosa non avvenga e io veramente non capisco che cosa mi è successo e non ho risposte e questa situazione, questo riprovare nuovamente queste sensazioni mi spaventa a tal punto, allora io inizierò a mettere in atto tutta una serie di comportamenti diversi rispetto a quelli che mettevo prima. È lì che si instaura il disturbo di panico. Sono i miei comportamenti di controllo e di evitamento, come io cerco di controllare la situazione, l'ambiente intorno a me, che andranno poi a rendere ancora più preoccupante l'attacco stesso. Paradossalmente io ho l'intenzione di non provare l'attacco di panico, ma più do attenzione a questo, alla volontà di non provare l'attacco di panico, più fondamentalmente, più ho nella mente l'idea dell'attacco di panico stesso. E quindi è come se fosse questo attacco di panico sempre presente, perché è vero che non ce l'ho, però sto facendo di tutto per sfuggire a questo attacco di panico. Quindi vuol dire che è una cosa molto importante. E noi dove portiamo la nostra attenzione, allora quella cosa crescerà sempre di più. E quindi che cosa succede? Noi mettiamo in atto, come vi dicevo, delle azioni specifiche di controllo ed evitamento, perché questo evento ci è sembrato così strano, così inspiegabile e non vogliamo a tutti i costi riprovare una sensazione tanto
spiacevole, che cerchiamo con dei dati parziali, la nostra mente cerca con dei dati parziali di capire un po' qual è stata la situazione. Quindi magari è capitato in una zona dove avevo minore probabilità di essere soccorso, per esempio alla guida. E quindi io inizierò per esempio ad evitare la macchina, ad evitare i lunghi tragitti. Ecco, non mi esporrò più a questo tipo di sensazioni, di situazioni che possono far riscaturire un attacco di panico. Quindi all'inizio capita un po' in modo del tutto incomprensibile, poi si cerca di andare a togliere, a sottrarre quelle situazioni simili al luogo, al contesto in cui la prima volta mi è capitato di vivere un attacco di panico. Che cosa succede? Che quando noi mettiamo in atto questo tipo di comportamenti di controllo, di evitamento, sono subdoli perché nel breve periodo questi comportamenti mi danno un vantaggio concreto. Effettivamente io non provo più, non mi vengono questi attacchi di panico, sto tranquillo, relativamente tranquillo. E fondamentalmente quella che era la mia paura non si sta avverando. Quindi io imparo, apprendo che se evito di guidare, per esempio, se evito di andare al supermercato, per esempio, sto relativamente bene, sto relativamente tranquillo. Però che cosa sta succedendo? Quindi sul breve periodo effettivamente ho un miglioramento, un abbassamento dell'ansia, dell'agitazione e non ho effettivamente il panico. Però sul lungo periodo ho ridotto la mia vita e in quelle situazioni lì io non metto più in atto i comportamenti che mettevo in atto una volta. Quindi fondamentalmente adesso sto vivendo in funzione del panico. La mia vita ha un unico obiettivo, evitare il panico. E tutto ciò che vuole essere evitato con questa insistenza, per forza di cose, è sempre presente all'interno della mia mente. Io vivo e penso sempre a quello. Quello è il mio obiettivo. Non voglio provare quella sensazione lì, ma per forza di cose nella mia mente, allora quell'oggetto specifico, il panico, è sempre presente. Quindi vediamo che per far sì che da un attacco di panico, uno o un paio di attacchi di panico, si passi ad un vero e proprio disturbo di panico, deve esserci il fatto che io sviluppo un timore molto forte di riprovare l'attacco di panico stesso e metto in atto una serie di comportamenti di controllo e di evitamento che sul lungo periodo fanno sì che la mia qualità della vita venga enormemente inficiata dalla paura della paura. Ad un certo punto io neanche provo più attacchi di panico, ma sto costantemente male e non riesco neanche a spiegarmi il perché. Tutto questo io l'ho fatto per evitare il panico, ma ad un certo punto non ho un attacco di panico vero e proprio, non riprovo effettivamente quelle sensazioni così sconvolgenti, ma ho un'ansia costante nella mia vita, ho delle costanti paure, quello che una volta magari non mi spaventava nulla e adesso ho tante nuove paure che prima non ci pensavo assolutamente. Quanto è comune questa cosa nella vostra esperienza? Ecco, questo è quello che succede quando, a causa della paura, si instaura proprio il disturbo di panico vero e proprio. Dunque, avendo compreso che non per forza provare sulla propria pelle un attacco di panico porta ad un disturbo di panico, capiamo bene che è il modo in cui noi ci relazioniamo a queste sensazioni, i comportamenti che poi mettiamo effettivamente in atto che vanno a instaurare il circolo vizioso del panico. E per uscirne, dunque, che cosa dobbiamo fondamentalmente capire ad un livello profondo? Dobbiamo capire che senza che noi non abbiamo nessuna colpa, la nostra mente ci ha suggerito delle soluzioni che si sono anche rivelate parzialmente efficaci, come quelle di smettere di andare in alcuni luoghi piuttosto che altri, non guidare, non andare al supermercato, ma purtroppo lo sono state solo sul breve periodo. Adesso io sto peggio, magari non ho riprovato quelle sensazioni o l'ho riprovato in modo parziale, però effettivamente la mia qualità della vita è peggiorata. Quindi il primo punto sta sempre nel capire che
questa volontà di controllare ciò che è fuori dal mio controllo, questo mettere in atto dei costanti comportamenti di evitamento, non hanno risolto il mio problema, anzi mi hanno proprio portato all'interno del circolo vizioso e a sviluppare un vero e proprio disturbo. Perché nel momento in cui io ho questa consapevolezza, cioè tutto quello che io metto in atto costantemente, tutte quelle regole che mi sono autoimposto, tutte quelle cose che ho evitato stanno mantenendo, esacerbando il problema stesso, allora ho la possibilità di mettere in atto con impegno, con pazienza, con gentilezza nei confronti di me stesso, perché ovviamente è un approccio assolutamente strano, assurdo quasi, un altro tipo di comportamento che è quello della disponibilità, nei confronti di questo tipo di sensazioni. Cioè, com'è che si esce effettivamente da questa intensa paura. Come per tutti i tipi di paure, si esce quando la paura viene guardata negli occhi. Non è sfuggendo dalla paura che noi possiamo uscire da essa, possiamo smettere di avere paura. Tanto più noi fuggiamo da ciò che ci fa paura, tanto più questo prende vigore, tanto più noi invece ci avviciniamo a ciò che fa paura, e all'inizio sarà enormemente ansiogena questa cosa, però sul lungo periodo sarà la cosa più importante di tutti. Quindi si esce effettivamente da un attacco di panico attraversandolo, perché quello che succede è che ogni volta che io provo questo tipo di sensazioni che sono così enormemente intense, ad un certo punto, in questa salita del panico, io metto in atto un comportamento di controllo e di evitamento, volto a far abbassare l'ansia, la paura e il panico. E fondamentalmente, però, questo mi sta insegnando che ogni volta io devo scappare, devo chiamare qualcuno, devo chiedere rassicurazioni, devo prendere medicine, devo sempre fare qualcosa per stare bene. Non è possibile, io non sono più libero di stare bene. Quando iniziano questo treno di sensazioni, io per forza di cose devo scappare da esse. Se io invece riuscissi in quella situazione a permettere alla paura, al panico di raggiungere il suo picco massimo, vedrei poi che da solo, senza fare nulla, questo si stabilizza, procede in modo orizzontale, queste sensazioni vivono per un po', sono molto spaventose, ma poi piano piano vanno a cessazione da sole. E vedere sulla propria pelle che il panico funziona in questo modo ritorna a darmi consapevolezza sul fatto che non facendo nulla, ma vivendomi appieno questo profondo sentimento di paura, io so che ad un certo punto non può realmente farmi del male. Tutte le credenze che il panico porta a sviluppare, la paura di morire, di rimanere paralizzati, di impazzire, non sono poi effettivamente vere. Ma questa cosa io non posso dirmela in modo razionale, cognitivo, non posso scrivermi ogni volta: no, non succede niente, non ti preoccupare, non allarmarti, perché alla fine la mente prende la sua strada. Ma la mente invece è assolutamente capace di cambiare se stessa e le sue credenze se vede fattivamente che io sono in grado di farcela. L'esperienza diretta è la più grande maestra per la nostra mente così spaventata. Quando io testo sul campo che ce la posso fare a vivermi quel tipo di sensazione, anche se mi fa paura, allora la mente capisce che non per forza c'è da allarmarsi in quel modo. Avrà bisogno di più e più tentativi per razionalizzare questa cosa, per capirla in modo profondo. Però ad un certo punto, tanto più io mi sarò esposto progressivamente, piano piano, avrò vissuto appieno tutte le sensazioni date dal panico, la mente capirà che non sono più utili tutti quei pensieri catastrofici che mi è solita mandare. E lì io mi sentirò un attimino più in pace da un lato, ma anche libero e fiducioso, e con una forte aumentata autoconsapevolezza e un forte senso di autoefficacia. Perché avrò testato con i miei occhi che posso vivermi queste sensazioni e non succede nulla di ciò che la mia mente mi dice. E lì questo significa proprio attraversare
il panico, andarci proprio dentro, immergersi con tutte le scarpe all'interno del panico per uscirne vincitori. Ecco, solo così si potrà eliminare la paura. Questo tipo di paura vale per qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di fobia, qualsiasi tipo di ansia, qualsiasi tipo di situazione che evito da tempo. Tanto più io mi avvicino ad essa e veramente abbraccio un po' questa mia paura, tanto più ne uscirò forgiato, perché avrò visto che alla fine non era poi così drammatica come pensavo. Quando io scappo, i mostri in lontananza mi sembrano veramente così brutti e feroci, ma quando ci vado da vicino vedo che in realtà erano semplicemente dei pupazzi di Halloween, essendo anche noi un po' in tema adesso. Ecco, questa è la cosa più importante, quindi tutti i comportamenti che noi tendenzialmente siamo soliti mettere in atto sono proprio quelli che hanno ingigantito, esacerbato il nostro problema. Noi con gentilezza, acquisendo delle nuove abilità, dobbiamo poi esporci piano piano, progressivamente a tutto ciò che ci fa paura. Se qualcuno di voi ha ottenuto dei progressi, ha notato che questi derivano proprio da quando hanno deciso, nonostante la paura, nonostante la fatica, nonostante l'incertezza, di andare più vicino ed esporsi a ciò che loro temevano. Lì avete riscontrato i primi benefici, i primi miglioramenti. Ed è una strada, è una traiettoria. Qualcosa che noi abbiamo vissuto per anni, non possiamo pensare che con uno schioccare di dita si ca cambi in modo così repentino. È proprio un progresso, una crescita. Noi usciremo dal panico veramente rivoluzionati, con delle nuove capacità, delle nuove abilità e soprattutto con un senso di fiducia in noi stessi molto più accresciuto. Prima non avevamo queste difficoltà e neanche ci pensavamo e non avevamo manco mai sindacato un po' le nostre capacità, le nostre qualità in noi stessi. Quando ci troviamo a vivere una sofferenza psicologica intensa come quella degli attacchi di panico, ne usciamo come veramente persone nuove, persone che sono molto più aperte alla vita, perché tendenzialmente se abbiamo vissuto degli attacchi di panico, molto deriva anche dal nostro tipo di personalità, effettivamente come noi ci relazionavamo al mondo. Magari eravamo molto rigidi, con delle regole molto ben stabilite, eravamo poco aperti alla vita stessa, poco aperti agli imprevisti. Gli imprevisti li vedevamo come un qualcosa di brutto che poteva capitare, ma il termine imprevisto non significa qualcosa di brutto che può capitarmi, come invece qualcosa di imprevisto, ovvero di non prevedibile in precedenza, ma può essere anche una cosa positiva. Uscire dal panico significa proprio cambiare, mutare come persona, essere veramente più aperta alla vita stessa, più curiosa, più vitale, con la volontà di crescere, di esplorare, di tornare a essere vitali come eravamo magari da bambini. Col passare del tempo ci siamo rinchiusi un po' nelle nostre abitudini, nella nostra zona di sicurezza, abbiamo trovato un po' quelle che erano quel minimo di soddisfazione nella nostra vita, però ci cade questo fulmine a ciel sereno dal cielo e ci sembra di perdere tutto. E molto spesso abbiamo proprio questa sensazione di morire, ma l'incertezza di morire, porta la certezza di vivere una vita non vitale. Quindi è come se in realtà noi fossimo già morti quando diamo totale ascolto a questo tipo di sensazioni. Ecco perché la cosa più importante è passarvi attraverso, affrontare le proprie paure e calarsi nel panico. È una cosa che spaventa tantissimo. È una cosa che è immaginare di viversi un attacco di panico adesso senza mettere in atto un tentativo di controllo, un meccanismo di evitamento. Si pensa veramente che si possa arrivare ad impazzire, che si possa perdere il senno. Ecco, quando quella parte di noi, quella parte curiosa di noi prenderà il sopravvento e dirà: ma vediamo se effettivamente è così, vediamo se è quello che la mia mente mi sta dicendo, poi la realtà me lo conferma. Allora, ok, sono pronto a vivermi questa esperienza e non farò nulla in questo momento. Rimarrò presente nel qui ed ora qualunque cosa debba capitarmi. E lì vedrete che qualcosa cambierà e uscirete con una consapevolezza nuova. Lì avrete fatto veramente un passo in avanti verso
verso l'uscita completa da questo tipo di disturbi, e ne uscirete veramente con una sicurezza, una consapevolezza rinnovate, e vorrete veramente esplorare la vita come magari non avevate anche mai fatto in precedenza. Quindi una difficoltà così grande può essere un momento di slancio, di rilancio, un'opportunità, perché veramente ho acquisito tante nuove abilità, ho visto in faccia la paura, le cose che mi facevano paura, adesso sono più pronto a spingermi oltre la mia zona di sicurezza. Magari prima il mio massimo potenziale non sapevo neanche quale fosse, vivevo al 10% delle mie possibilità. Adesso che ho fatto questo step, ho vissuto tutta questa sofferenza, l'ho affrontata, ne sono uscito, cacchio, voglio veramente esprimermi appieno e portare, diciamo, al massimo potenziale tutti i miei valori, tutte le mie qualità e esprimermi con me stesso e con gli altri al meglio che io possa fare. Ecco, questo è un po' il discorso relativamente agli attacchi di panico che volevo farvi oggi, spiegarvi nella prima parte appunto di che cosa si tratta quando si parla di un attacco di panico, quali sono i sintomi, quali sono le condizioni che lo portano ad un vero e proprio disturbo di panico e poi come effettivamente uscire da questo tipo di difficoltà. Adesso leggo qualche domanda, vediamo se c'è qualche domanda, ovviamente sul gruppo, purtroppo, come vi dico sempre, non so perché, ma non mi fa mai leggere i commenti. E quindi leggerò i commenti sulla pagina. Vediamo un attimino. Vediamo se c'è qualche commento a cui posso rispondere. Tiziana dice: dottore, la trovo questa diretta sulla sua pagina, perché ora devo lasciare. Allora, la diretta la troverete, poi la potrete riguardare sulla pagina, sul gruppo mio privato e la metterò anche su YouTube. Quindi, qualora qualcuno di voi sia arrivato in ritardo, può tranquillamente anche recuperarla dopo. Lui dice: io soffro di ansia da 6 anni da quando ho perso mia sorella. Gli attacchi sono tornati perché sono in gravidanza. Ovviamente, vedete, la perdita di una persona cara è un momento molto intenso ed è un po' il terreno fertile di cui vi dicevo che può riportare o esacerbare una condizione d'ansia pregressa. E perché questo tipo di situazioni, ovviamente, sono situazioni che vanno a sconvolgere la vita, perdere addirittura un fratello, una sorella è un evento molto difficoltoso e chiunque di noi ha una risposta sul piano emotivo. Poi c'è chi arriva a sviluppare ansia, che arriva a sviluppare panico, chi non arriva a sviluppare nulla, però comunque è un evento molto molto delicato e la vicinanza è la cosa più importante a quella persona che ha perso una persona tanto cara. Gavino dice: il problema mio è che non riesco a lasciare andare il controllo. Il sintomo è che controllo molto il respiro, poi le altre sensazioni riesco a familiarizzarle. Il controllo veramente è uno dei pattern che io ho notato come l'aspetto centrale, nella stragrande maggioranza dei disturbi dati dall'ansia. Proprio questa nostra volontà di risolvere il problema non porta mai alla risoluzione del problema stesso. Ed è la cosa più strana, perché in qualsiasi altro aspetto, quando noi abbiamo un problema, se ci impegniamo a pensare, a trovare le soluzioni, noi ne veniamo a capo. Con il mondo esterno è sempre così. Più noi ci impegniamo, ci cervelliamo, più ci vengono idee, proviamo effettivamente, valutiamo, più questa è una soluzione. Quando invece mettiamo questo senso di controllo, questa volontà di controllo, anche per le nostre sensazioni, per il nostro mondo interno, di pensieri, di sensazioni, di emozioni, finiamo sempre per creare maggiori problemi di quanti ne avevamo prima. Vedete l'immagine dietro di me? Come faccio? Ok. Ecco, quello è il Buddha seduto in meditazione all'interno di una foresta. E in quello stato la meditazione veramente è il migliore strumento per lasciare andare ogni tipo di controllo, ogni tipo di
di volontà che le cose vadano in modo diverso, perché è quel luogo dove io sono presente e disponibile a vivermi tutto quello che capita. E questo è una grandissima forma di ristrutturazione della nostra mente. La nostra mente capisce durante la meditazione che può stare senza dover per forza reagire a ciò che non va. È lì che io piano piano inizio ad abbandonare sempre di più il controllo, sempre di più il controllo, perché tanto posso stare. Non importa quanto i pensieri siano negativi, siano spiacevoli, non importa quante le sensazioni siano spiacevoli, nella meditazione io riesco a stare con quelle sensazioni spiacevoli e con quei pensieri spiacevoli. E la mente stessa, quando io poi non do più importanza a questi pensieri, non mi perdo in essi, me li presenta sempre meno. Perché la mente presenta tutto ciò che ritiene, che viene valutato da noi come importante. Ma quando io non do più importanza a questo tipo di pensieri, non mi metto lì a discutere con loro, non cerco di controllare le sensazioni, allora la mente ci presenterà sempre meno questi pensieri. E sarà molto più in discesa poi, sia lasciare il controllo, sia affrontare questo tipo di sensazioni. Ecco, infatti poi Gavino aggiunge, ma con la meditazione inizia a notare i pensieri. Esatto, con la meditazione si nota che noi non siamo i nostri pensieri. Se io posso osservare i miei pensieri, non per forza sono i miei pensieri. Magari quelli sono una possibilità, ma quante volte poi i nostri pensieri si sono rivelati errati, esagerati, delle volte giusti, delle volte meno giusti. Beh, come vi avevo fatto vedere nell'ultimo video su YouTube, se non l'avete visto andatelo a vedere, è molto meglio concepirsi come il contenitore piuttosto che rispetto ai contenuti. Io in questo contenitore posso mettere centinaia di migliaia di pensieri. Pensate da quando siete nati ad adesso quanti pensieri hanno affollato le vostre menti. Pensate quanti non hanno lasciato nessun tipo di solco sul mare. Tantissimi. Tutti quelli che in realtà sono rimasti più appiccicosi sono quelli ai quali noi abbiamo dato attenzione. Altrimenti i pensieri vanno e vengono ed è della loro natura. Questo la meditazione ce lo insegna non in modo teorico, come ve lo sto spiegando io, ma in modo pratico, esperienziale, fattivo. E allora la mente capirà a un livello molto più profondo. Quindi più chiaro di così non fa una grinza. Meno male, sono contento che sia riuscito a spiegarvi il discorso degli attacchi di panico, del disturbo di panico. Per chi è arrivato poi nel corso d'opera, recuperate pure questa diretta e ascoltatela sin dall'inizio, in cui ho spiegato diversi aspetti importanti. Mary dice: i miei attacchi di panico sono dovuti a dei fastidi di salute. Pure un semplice mal di testa mi fa venire gli attacchi di panico, o un mal di denti, o un gonfiore, qualsiasi malessere. Come dicevo prima, è proprio questo nostro senso di avversione, cioè di non volere quello che si ha. Quindi vorremmo avere qualcos'altro rispetto a quello che è già presente. Vorremmo controllare la situazione e provare sempre emozioni positive. Ovviamente questa è una cosa bellissima e chiunque di noi vorrebbe provare sensazioni positive, però diventa una forte illusione, perché sarà proprio questo senso di avversione a far perdurare i sintomi, come vi ho spiegato nel corso di questa diretta. Se noi riuscissimo veramente a gettare un po' la presa, ad essere disponibili in quei momenti, vedremmo poi che non si arriva a sviluppare un attacco di panico, si può essere un pochino in ansia, ma proveremo sempre meno sensazioni negative rispetto a quelle che proveremo invece se ci mettessimo sulla guardia pronti a sferrare un nuovo attacco. Ok, per questa diretta è tutto, siamo stati più di 40 minuti insieme, vi rimando appunto a vederla di nuovo su YouTube. Ecco, tra l'altro su YouTube, se non siete iscritti, se non mi seguite su YouTube, mettete un follow al canale, attivate le notifiche perché rilascio lì tanti contenuti settimanalmente che veramente possono darvi delle prospettive diverse
è veramente un modo nuovo di concepire questo tipo di difficoltà e anche come affrontarle. Per questa diretta è tutto, io vi saluto e ci vediamo nella prossima diretta.